Lo scontro tra Battelli a Budapest mercoledì scorso potrebbe rivelarsi l'incidente più grave avvenuto sul Danubio negli ultimi 75 anni. Venerdì nella capitale ungherese è arrivata la ministra degli esteri della Corea del Sud, paese di provenienza delle 7 vittime accertate fino ad ora. Un bilancio inevitabilmente destinato a salire. Stiamo provando in tutti i modi a recuperare i corpi rimasti nella barca e a trovare gli altri. Per questo le nostre ricerche si sono estese anche oltre i confini ungheresi. Dalla Corea è arrivata anche una squadra di soccorso nautico e subacqueo per supportare le forze dell'ordine ungheresi nella ricerca dei 21 dispersi. Gli operatori lavorano in condizioni molto difficili per individuare il relitto. Dopo settimane di pioggia il Danubio è alto e la visibilità al minimo. Ieri c'è stato un tentativo coordinato dal nucleo antiterrorismo, ma è risultato impossibile avvicinarsi alla barca. Ieri c'è stato anche un arresto del capitano della nave da crociera Viking che si è scontrata con il battello da turismo facendolo affondare. I racconti dei superstiti sono pieni di angoscia. Tutto è avvenuto in meno di 10 secondi ed è possibile che chi si trovava in cabina non abbia neppure potuto provare a salvarsi.